Buongiorno e grazie per l'invito. Mi chiamo Gianluca Iadema e sono un live performer e multimedia artist. Mi sono diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Brescia, cominciando lo studio della composizione strumentale ed elettronica parallelamente. Ho poi deciso di continuare i miei studi in computer music e composizione strumentale presso l'Università delle Arti di Graz in Austria e successivamente presso l'Hochschule der Kunst Bern in Svizzera. I miei lavori e la mia ricerca si basano principalmente sull'esplorazione dell'imperfezione digitale e analogica connessa al concetto più ampio di materia. Questo mi ha portato ad interessarmi ad una tipologia artistica che prendesse in considerazione tutte le sue espressioni, dal suono all'architettura, dal video alla scultura, passando per la performance, ricercando modalità in cui tutti questi elementi potessero dialogare in uno stesso sistema. Allo stesso tempo, il suono rappresenta l'oggetto con cui più ho a che fare e a cui il mio interesse si rivolge maggiormente. I miei lavori comprendono infatti composizioni strumentali pure o con interventi di live electronics, così come installazioni e sculture multimediali, opere audiovisive, brani acusmatici e performances. Un suono è per me un ambiente infinito. L'approccio che prediligo è di tipo cubista, ovvero quell'attitudine che permette di osservare uno stesso oggetto nello stesso istante da prospettive differenti. Per mia natura tendo a voler raggiungere una perfezione che non esiste. Ad ogni ascolto mi accorgo di sfumature, dettagli, e sono questi che fanno l'arte, frequenze che potrebbero mutare oppure accostarsi in modi differenti. Vedo ogni mio lavoro infatti non come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per valorizzare un concetto, ampliarlo e sviscerarlo. Dopo aver completato i miei studi in pianoforte, mi sono trasferito in Austria per approfondire, appunto, dal punto di vista accademico, la composizione strumentale e quella elettronica, iniziando un percorso di studi alla Kunstuniversität di Graz. In quel periodo sentivo la necessità di convogliare la mia grande passione per l'architettura sonora fissata, strutturale e concettuale in una forma che potesse raccogliere in sé l'essenza, colorata da reminiscenze glitch e techno, aggiungendo anche la dimensione visiva. Ciò che è popolare in realtà non ha mai rappresentato direttamente il mio interesse artistico. Ho sempre cercato di capirne il significato sociale per poi farlo mio e trasporlo in una chiave di pensiero in un ordine differente. L'incontro con il professor Di Filippo, compositore responsabile del laboratorio di tecnologie musicali del Liceo Musicale Veronica Gambara, è stato decisivo. Mi ha infatti permesso di entrare in un mondo a me sino a quel momento sconosciuto. È stata una svolta che ha alimentato la mia curiosità e mi ha portato ad ampliare gli orizzonti del mondo artistico, non solo il passato, ma anche il presente, e soprattutto sviluppare delle abilità per guardare al futuro dell'arte. E come non ricordare anche l'enorme interesse rivolto non solo alla musica, ma alla pittura, al light design, alla composizione audiovisiva e del cinema.
Ciò che trovo ancora più rilevante è il rapporto che si mantiene vivo con il professore De Filippo, fonte di ispirazione e deliri artistici non indifferenti.